Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Oggi faremo la recensione di un grandangolo economico per sia Canon che Nikon. Parliamo infatti del Samyang 14mm f2.8, una lente che appunto esiste con l'attacco sia Nikon che Canon e recentemente anche Sony. Il caso di questa lente è la versione manual focus, recentemente è uscita una nuova versione con anche l'autofocus, a un prezzo però più che doppio. Questa lente infatti per il prezzo che ha, ovvero intorno ai 300 euro, è quanto di meglio si possa trovare in termini di rapporto qualità-prezzo, dalla altissima nitidezza e qualità d'immagine. Andiamo però a vedere un po' com'è. Allora, il tappo è questo qui, quindi è un po' ingombrante e non è comodissimo, però è di buona fattura. La costruzione, potete vedere, il paraluce è fisso, non si può rimuovere. Questo non ci permette di montare i filtri a vite, ma l'unico modo per montare un filtro davanti a questa lente e avere un portalastra da 82 mm, che sono incredibilmente cari. Come detto, è interamente manuale, quindi anche il diaframma non viene regolato dalla macchina foto, ma viene regolato manualmente dalla lente, per la versione Canon. La versione Nikon invece permette il controllo del diaframma anche dal corpo macchina. La messa a fuoco è un po' problematica l'uso, nel senso che è una corsa molto lunga. Per muovere il fuoco di pochi centimetri bisogna fare molta corsa sull'obiettivo, a differenza invece di quando siamo abituati con le lenti di altri marchi. Però comunque è abbastanza fluido e non ha inceppato nel movimento. La lente è tonda per ridurre il flare e in teoria per ridurre anche le distorsioni dell'immagine, che però non riescono a essere ridotte molto. Ha una distorsione praticamente quasi un effetto a onda, che però è abbastanza risolvibile in post produzione. La costruzione non è malvagia, non è tra le migliori, ma comunque per il prezzo che ha è costruita bene. Una lente di pari prezzo Canon è molto più plasticosa, questa qui comunque ha una costruzione molto solida e si sente che è robusta. Ma la cosa che stupisce di questa lente, complice il fatto che non ha nessuna elettronica interna di autofocus e di diaframma elettronico, è la compattezza. Infatti per essere un 14mm f2.8 è una lente veramente compatta ed ha un peso anche contenuto. La baionetta comunque è costruita in metallo, quindi non è affatto male. Manca la tropicalizzazione su questa lente, ma non potevamo aspettarcelo da una lente da 300 euro. La qualità d'immagine su una scala da 1 a 10 possiamo tranquillamente affermare che è intorno agli 8, quindi un'ottima qualità d'immagine. Il rapporto qualità prezzo possiamo tranquillamente dire anche un 9, perché comunque è una lente di una focale difficile trovare sulla concorrenza. Un 14mm lo fornisce la Canon a un prezzo intorno ai 2000 euro, la Sigma ha la versione Art eppure lì siamo sui 1000-1100 euro, invece una lente di questa focale così ampia e così indicata per i paesaggi a un prezzo così contenuto è molto difficile da trovare, quindi ve lo consigliamo. Ve lo consigliamo se siete comunque abbastanza capaci da utilizzare la macchina foto, perché non è una lente semplice da usare. Appunto col fatto che il diaframma è manuale, la macchina foto dovrà essere usata in manuale e non si potrà usare in automatico. Col fatto che la messa a fuoco è solo manuale, non potremo affidarci alla messa a fuoco automatica. Quindi è consigliata soltanto a un'utenza appassionata e voluta, o comunque consapevole di che tipo di lente sta comprando. Una persona che è abituata con un 18-55, se compra questa lente si troverà male, perché non potrà usare tutti gli automatismi della macchina foto, ma dovrà lavorare interamente in manuale. Quindi è un punto da tenere in considerazione quando si decide di comprare questa lente. Generalmente con questo tipo di lente manual focus è molto comodo mettere a fuoco sul display attivando il live view. Abbiamo notato che sulla 5D Mark IV non c'è nessun problema, montata questa lente si mette a fuoco bene, si riesce a vedere bene. Sulla 5D Mark II, che invece ha un display vecchiotto e con una risoluzione bassa, è molto difficile capire se la foto è a fuoco o no. Infatti si rischia di sul posto credere che la foto sia corretta e che la messa a fuoco sia giusta, invece tornare a casa, vederla sullo schermo grande e accorgersi che la foto è sbagliata. Quindi se avete una macchina e scattate live view con un display con una risoluzione bassa, vi sconsigliamo l'acquisto di questa lente, perché appunto è veramente complicato capire se la foto è correttamente a fuoco o meno. E per questa recensione del Samyang 14mm f2.8, in questo caso per Canon, quindi con attacco EF, è tutto. Un saluto dall'Italian Maker.